Nel dodicesimo episodio del podcast dedicato al processo a Salvatore Riina, come mandante della strage del Rapido 904, vi farò ascoltare la deposizione fatta dal collaboratore di giustizia Giuseppe Misso. L'udienza si è tenuta a Firenze martedì 3 marzo del 2015. Il presidente della corte era il giudice Ettore Nicotra. A fare le domande al collaboratore di giustizia è l'avvocato Luisa Renzo, che è il difensore di Salvatore Riina. E il pubblico ministero, Angela Pedro Iusti. Giuseppe Misso, detto Nasone, è nato a Napoli il 16 luglio del 1947. È l'ex boss del Rione Sanità. Ha iniziato a delinquere dall'infanzia, insieme al suo amico Luigi Giuliano, detto Orre di Forcella. Con il tempo, da amici, Luigi Giuliano e Giuseppe Misso diventarono grandi nemici. Giuseppe Misso era specializzato nel compiere furti e rapine. E per questi reati è stato arrestato più volte nel corso degli anni 80 e 90. Giuseppe Misso ha iniziato a collaborare con la giustizia nel 2007. Allora ragazzi, vi ricordo che la registrazione audio l'ho presa dal sito di Radio Radicale e fa parte dell'archivio storico di Radio Radicale. Ora vi auguro buon ascolto. Facciamo entrare l'altro del collaboratore. Quindi diciamo che se concludiamo con programmato la difesa dell'istruttorio 10 o 17, poi possiamo diciamo, indicare la discussione che può essere il 31 o il 24, ma lascia un po'. Sì, buongiorno. Sì. Ci dice le generalità al microfono? Giuseppe Misso, nato a Napoli, 6747. Sì, lei è assistito comunque dal difensore? Sì, ci sono io, presidente, avvocato Patrizia Sebastianelli. Perfetto. Grazie. In effetti la soluzione più garantista è sempre teste assistito anche per lui. Sì, perché lui è stato condannato in primo grado per la strage, proprio per lo stesso reato. Poi è stato assolto e condannato in via definitiva per i reati di porto e detenzione di armi, esatto. Quindi lei in questi chiarimenti, in questa sede viene sentito su fatti che non riguardano in alcun modo la sua posizione e quindi quando anche rendesse dichiarazioni che riguardano lei saranno comunque inutilizzabili e quindi invece gli facciamo leggere la forma dell'impegno a dire la verità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità, a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Perfetto, grazie. Allora risponda prima alle domande dell'avvocato difensore. Sì, grazie. Buongiorno, signor Misso. Buongiorno. Senta, lei è collaboratore di giustizia, giusto? Lei? È collaboratore di giustizia? Sì. Avvocato, si avvicini un po' più al microfono. Sì, collaboratore di giustizia. Sì, da quanto tempo ha iniziato a collaborare con la giustizia? Dal 2007, novembre 2007. Senta, prima di questo momento, a che organizzazione criminale faceva parte? Di quale organizzazione criminale faceva parte? Io ho fatto sempre parte del mio clan, il clan Misso. Che dove ho si trovava? Ho fondato il clan Misso e poi... Sì, parliamo degli anni 80. E dove si trovava il clan Misso? Giusto perché la corte non lo sa. Ah, sì. Negli anni 80, 83 ho formato il clan Misso. Sì, in che zona operava? Nella zona della sanità. Ecco. Quindi a Napoli? La zona della sanità, via Duomo, via Foria e tutte queste cose qua. Ho capito. Senta. Ma chi è il pubblico ministero? Mi no, scusi. Sono l'avvocato Renzo. L'avvocato? L'avvocato difensore dell'imputato Riina. Vabbè, per sapere la tangente. Sì, senta, lei oggi qui è stato chiamato come testimone per un fatto successo nell'84, l'esplosione del Rapido 904. Sì. Senta, volevo sapere, lei è a conoscenza di questo fatto, prima di tutto? È a conoscenza di questo fatto? Che è successo nel 2084? Certamente sono a conoscenza, sono stato imputato, sono stato processato. Ci dica quello che sa su questa strage. Quello? Quello che è a conoscenza di quello che sa, insomma, su questa strage. Ma io sono a conoscenza che sono innocente, questo
è la mia unica conoscenza che ho di questo fatto. Quindi lei non l'ha sono fatto. A conoscenza che l'esplosivo che mi addebitarono non è mai esistito, ma è un fatto inventato, e che sono stato assolto in via definitiva da una corte d'assise di Firenze, non dalla Cassazione, come impropriamente viene detto molte volte sui giornali. E poi questo è quello che sono a conoscenza. Quindi lei questa strage non l'ha fatta? Lei questa strage non l'ha fatta? Non ho capito, signor Presidente. Lei questa strage non l'ha fatta? È innocente? Sì, è certo che sono innocente. Bene, Presidente, io non ho altre domande. Vabbè, no, diciamo se, a parte il fatto che lei non è coinvolto direttamente, se ha avuto conoscenza di questo fatto, se sa qualche circostanza che può essere utile alla ricostruzione. Io quello che posso dire è che io non conosco Arina, non ho mai conosciuto Calò, non ho mai conosciuto gli altri, diciamo così, quelli erano due tronconi. Il troncone che chiamavano cosiddetto siculo romano è il troncone napoletano. Per quanto riguarda il troncone siculo romano, io non li conoscevo, però ho avuto modo di conoscere durante il processo a Guido Cercola, che poi si è suicidato. E Guido Cercola, insomma, quelle che posso dire io, si lamentava del fatto che questi esplosivi, insomma, questi congegni elettronici furono praticamente, lo avevano messo nei guai, e si lamentava con me e con un mio nipote, perché facevamo socialità assieme. E dunque lui diceva questo quello che non sapevo che potevano, io non so niente, diceva, però non sapeva che poteva andare un guai del genere. Si lamentava che questi esplosivi, Calò gli avrebbe detto che servivano per la guerra di mafia, ma che in realtà lui diceva poi sono servite per fare una strage, che è una cosa orrenda. Questo è quello che mi diceva Guido Cercola, quello è quando io so, e questo sto dicendo adesso. Quindi ha avuto notizie solo da Cercola di questo fatto o da altre persone? No, da Guido Cercola. Nessuno, da Guido Cercola, che io non conoscevo, ripeto, non ho mai conosciuto, però che noi durante il processo eravamo lì coimputati, eravamo detenuti a Firenze, logicamente scendevamo alla mattina a fare il processo e facevamo socialità assieme. Col tempo nacque una certa, diciamo così, solidarietà tra persone che stanno in carcere, e lui si lamentava di questo fatto che avevano, insomma, che Calò l'aveva messo nei guai, insomma, per quanto riguarda questa strage, insomma, che aveva fatto fare questi congegni elettronici che, a dire del Calò vicino a Cercola, servivano per la guerra di mafia, ma che in realtà poi erano serviti per fare una strage. Ma il Calò quindi direttamente non lo ha incontrato? Non ci ho mai parlato e non l'ho mai conosciuto, Calò. Sa se lui avesse rapporti con altri esponenti della camorra napoletana? No, ma io posso sapere per voci, tramite voci, che insomma stava, che teneva amicizie con questa, come si dice, questa banda della Magliana, queste cose lì a Roma, ma attraverso la stampa, attraverso qualche voce, ma io direttamente non... Va bene, avvocato, ha concluso lei? Domande del pubblico ministero? Senta, volevo sapere una cosa. Lei è stato condannato in via definitiva come per detenzione di esplosivo, no? Sì. Sì. Lei lo conosce, l'ha conosciuto l'onorevole... E Abbatangelo? Certamente io ho conosciuto l'onorevole Abbatangelo. L'ho conosciuto, certamente. L'ha conosciuto. E senta, lei all'epoca militava nel Movimento Sociale Italiano? Sì, ero un iscritto del Movimento Sociale Italiano. Senta, teneva delle riunioni in Piazza Duomo nel deposito dove lei teneva questo negozio di cui più volte si è fatto cenno anche nei processi che l'hanno visto imputato? No, io tenevo un negozio a Via Duomo.
che praticamente volevano l'estorsione della mia, da lì è iniziata tutta una storia. No, insomma, io dicevo riunioni politiche. Ma nessuna riunione politica, cioè quelle cose erano alla luce del giorno. Insomma, io ero un iscritto al Movimento Sociale Italiano, un partito che faceva parte dell'arco costituzionale, pur essendo ghettizzato questo partito, ma comunque era una cosa democratica, faceva parte dell'arco costituzionale del nostro paese. Lei come è venuto qualche volta nel suo negozio, l'onorevole Abatangelo? Ma non una volta, è venuto tante volte nel mio negozio, a casa mia. Ho capito. Senta, lei ha accusato anche, non solo perché lo dice Giuliano Luigi, di aver costituito un'organizzazione denominata La Fenice. Guardi, devo rispondere a lei, a Giuliano Luigi, perché Giuliano Luigi mi viene, mi viene da ridere tragicomicamente. Giuliano Luigi, insomma, per prima cosa, insomma, lui e tutta la famiglia hanno truffato la criminalità, la camorra, e poi adesso stanno truffando lo Stato. I Giuliani, insomma, comandano ancora a Forcella, la chiamano la terza generazione, mentre è gestita sempre dalla prima generazione e dalla seconda generazione. Sono dei truffatori nati, sono dei mistificatori, sono dei simulatori, sono dei calunniatori di professione. Questo è quanto posso dire di Giuliano. No, questa struttura, questa La Fenice, esiste? Che cos'è? Ma non esiste, è una cosa talmente ridicola che per quello che stiamo trattando, io non posso nemmeno ridere, perché è drammatico quello che stiamo parlando, e si mette in mezzo La Fenice, mi fa ridere questo fatto, perché già le ho sentite queste cose, signor Presidente, già sono state dette nel processo, insomma. Non solo da Giuliano Luigi, lei non so, avrà letto le sentenze che lo riguardano, no? Anche da altri. Ma altri chi? Ma chi è lei, scusi? Sono il pubblico ministero, signor. Ah, mi scusi, signor pubblico ministero. Oh, pensavo che era una cosa. Mi scusi. No, no, signor pubblico ministero, no. Senta, no, ma lasciamo stare che non sia coinvolta in queste faccende, cioè, ma esiste come struttura, come associazione? Ma io non lo so se esiste, ma io non so niente di questa storia. Senta, lei faceva parte del suo gruppo Stolder Raffaele, detto Lello? Chi? Stolder. Stolder, sì, Raffaele Stolder. Longo Lucio, anche Ferraiuolo, anche... Ferraiuolo? Ferraiuolo faceva parte, diciamo così, del mio gruppo, però... siccome volevano ammazzarli quelli di Forcella, l'ho preso, insomma, per non farlo uccidere, ma era così, era un elemento di... non era un elemento importante in mezzo al mio gruppo. Comunque faceva parte del suo gruppo, non era importante. Sa che anche dichiarazioni di questo tipo provengono da questi soggetti? Abbiamo le sentenze agli atti che ho prodotto alla Corte? Sì. Lo sa? No, capito. Sa che dichiarazioni analoghe a quelle che ha reso Giuliano circa la sua costituzione o appartenenza a questa organizzazione, La Fenice, e a frequentazioni con ambienti della destra eversiva, provengono anche da questi altri soggetti che le ho menzionato? Ma guardi, signor pubblico ministero, che queste cose evidentemente Giuliano le ha letto sui giornali, le ha sentito attraverso la televisione, perché all'epoca, insomma, fecero molto scalpore tutte queste menzogne, tutte queste assurdità, e poi le ha elaborato nel suo cervello e ne ha fatto, insomma, qualche cosa per accreditarsi presso la giustizia. Ecco perché io dico che una volta ha truffato la malavita, adesso sta truffando lo Stato. Sì, va bene. Senta, lei comunque ha conosciuto soggetti appartenenti ad organizzazioni mafiose che si sono recati a Napoli presso anche e hanno incontrato lei? Io ho conosciuto come un soggetto mafioso che ha fatto qualche rapita con me, Gerlando Alberto Junior. Gerlando Alberto Junior, il quale ha preso parte con me alla rapina del Monte dei Pegni, e poi ci stava Caccamo, che non era un mafioso, ma era un ragazzo così. Ci stava Vitolo Mono, che non era un mafioso, ma era soltanto uno di Palermo. Il mafioso era Gerlando Alberto Junior.
Se mi consente, insomma, anche per fare chiarezza alla Corte, cioè Gerlando Alberto Junior, cioè, era un nemico di Calò, della mafia vincente. Quindi praticamente non potevo mai, io non potevo mai essere un amico di Gerlando Alberto Junior, e quindi insomma Lupaccarè, cioè dello zio chiamavano Lupaccarè, e contemporaneamente essere amico di Calò. Ma questo nessuno gliel'ha chiesto. Intanto lei come fa a sapere che non era amico di Calò? Gliel'ha detto Gerlando Alberti? Cioè, vi faccio... No, io lo so, perché innanzitutto quello era uno scappato di casa. Cioè uno scappato da Palermo, Gerlando Alberto Junior, perché era stato condannato a morte dalla mafia. E quindi se n'era scappato. Questo lo sapevo perché ve l'ha detto lui. Cioè, ecco perché lo sapevo. E se n'era scappata proprio di questo fatto qua, perché ero stato condannato a morte dalla mafia di Rina e dei Corleonesi. Questo è quello, ecco perché lo so io questo fatto qua. Ma come mai si rivolge a lei? Cioè, voglio dire, viene a, cioè, sapeva che aveva qualche referenza, come mai si... No, è perché lo portarono da me proprio Franco Caccamo e Vitolo Monaco, il quale era un parente, se non vado errato, di Franco Caccamo, e questo Franco Caccamo insomma lo portò da me perché stava rovinato, era scappato appunto dalla Sicilia perché volevano ucciderlo i Corleonesi, tanto è vero che suo zio nel carcere subì un tentativo di omicidio da parte dei Corleonesi nel carcere di Luciardone. E lui praticamente lo volevano distruggere, perché i Corleonesi distruggevano tutti quanti, li ammazzavano a tutti. E quindi questi qua erano stati condannati, era stato condannato a morte questo Gerlando Alberto Junior. Sì. E lo sapeva, me lo portò insomma Franco Caccamo, col quale insomma facevamo le rapine assieme, Franco Caccamo, come si chiama, Vitolo Monaco. Sì, ma Vitolo Monaco e Franco Caccamo vengono dalla Sicilia da lei, poi portano anche Gerlandi Alberto Junior. Perché vengono proprio da lei? Cioè... Ma vengono da me perché io innanzitutto ero non uno dei primi rapinatori d'Italia, ma forse il più importante rapinatore d'Italia. E quindi vengono da me, siccome loro facevano delle rapine... facevano le rapine insomma in Sicilia, conobbe era mio fratello Misso Paolo lì in Veneto, col quale fecero una rapina assieme, e da quel fatto là poi tornarono a Napoli, volevano conoscermi a me perché mi sapevano attraverso le cronache, attraverso insomma la criminalità, si sapevano che io quelle che facevo io, e quindi loro cercarono di stare con me insomma a fare queste rapine, e così, e poi loro mi portarono a questo Gerlando Alberto Juniore, col quale abbiamo consumato una rapina al Monte dei Pegni, una rapina che fece molto scalpore. E poi sono stato anche a casa di Gerlando Alberto, sono stato a casa a Francavilla a Male, se non vado errato, a casa proprio dei suoi familiari, che lui era scappato e teneva questa casa con i suoi familiari, con sua moglie, i suoi figli. Quindi, se ho ben capito, signor Missi, vennero da lei perché sapevano che era un rapinatore e perché erano anche, temevano di essere uccisi in Sicilia dalla mafia vincente. Sta dicendo questo, giusto per capirlo? No, io sto dicendo questo perché lei mi ha fatto una domanda. No, ma io voglio capire se ho compreso bene la sua risposta. E mi dica, non ho capito. Non ho capito bene lei che Vito Caccamo, sì. Cioè Caccamo Franco e Vitolo Monaco vengono, cioè, dalla Sicilia, si recano da... No, vanno in Veneto a fare le rapine, lì conoscono a mio fratello Misso Paolo. Ma queste sono cose che sono... Io, vabbè, mi dica lei risponde. Mi scusi, no, io racconto dati di fatto, non racconto fantasie, io racconto dati di fatto riscontrati. Mi dica. Allora, io le ho detto all'inizio come fa a conoscere, lei dice li volevano ammazzare perché io ho capito bene e che in questo modo, e sono venuti da me
perché in un certo senso io li ho ospitati e abbiamo fatto le rapine insieme, perché mi conoscevano anche come rapinatore, così? No, mi conoscevano come rapinatore. Come rapinatore? Perché io nasco rapinatore. Sì, poi va bene, signor Misso, ma le notizie che loro li volevano e giù in Sicilia temevano per la loro vita, perché erano i corleonesi, li volevano far fuori, lei lo apprende direttamente da loro? Da loro l'ho appreso, perché loro facevano delle rapine che non potevano fare perché dovevano dare i soldi alla mafia. Cioè, non era in Sicilia, era tutto controllato dalla mafia, ogni cosa. Loro erano dei ragazzi ribelli, insomma, facevano delle rapine e non pagavano alla mafia. E dovettero scappare via anche loro. E si misero a fare delle rapine nel Veneto. Nel Veneto conobbero mio fratello Paolo, con il quale fecero delle rapine. Poi, insomma, sapevano che io, Misso Paolo, dice, ma tu hai un fratello, Peppe, che sta a Napoli, che è uno dei più grossi rapinatori che esiste qui in Italia, lo vogliamo conoscere, non lo vogliamo conoscere. Sono venuti da me, abbiamo fatto delle rapine assieme, poi portarono a questo Tono, che anche lui era uno scappato, lui era proprio scappato perché volevano ucciderlo a tutti i costi, come ci provarono con suo zio a Luciardone. Queste sono cose, sì, sono cose che si sanno. Lasci, insomma, perdere, si sanno. Io voglio delle risposte da lei. Gerlandi, Di essere stato abbastanza esauriente. No, ma mi faccia capire. Gerlandi Alberti Junior viene da lei perché è scappato dalla Sicilia? O voleva fare le rapine? No, lui viene da me per fare... per guadagnare, perché non poteva più guadagnare, se n'era scappato, non aveva più soldi, suo zio in carcere, la famiglia era oppressa, la famiglia, tutti quanti erano scappati in quell'epoca. Chi conosce un po' di cose di mafia, mi chiedo scusa, sanno che tutti in quel momento erano nelle mani dei corleonesi, e che erano scappati tutti quei corleonesi, non perdonavano niente, ammazzavano a chiunque. E questo era scappato, era fuggito dalla Sicilia e teneva una casa, insomma, a Francavilla a Mare, che sono stato anche, che stavo facendo anche una rapina. Sì, non ci disperdiamo. Mi scusi, stavo facendo anche una rapina al Banco di Roma a Messina, assieme. Senta, Carmine Esposito lo conosce? No, non l'ho mai conosciuto, va però bene. Ho sentito parlarne al processo. Va bene così, Presidente, per me. Penso che possiamo chiudere qua. Abbiamo le sentenze. Buona giornata, può andare. Posso andare? Sì. Allora, il programma è, se riusciamo a chiudere tutti i testi, arrivederci, se riusciamo a chiudere tutti i testi della difesa martedì 10, sì, potremmo fare un intervallo di una quindicina di giorni. Perfetto. E poi fare la discussione il 24. Se dovessimo andare all'altro martedì 17, concluderemmo il 31 con la discussione, sempre che non ci siano particolari richieste, 507 o cose del genere. Io volevo far osservare che tra i prossimi testi c'è Pippo Calò, che deve essere tradotto, ecco, perché mi risulta detenuto e quindi deve essere, insomma, disposta alla traduzione, e poi gli altri due testimoni, che sono uno l'onorevole Minniti e l'altro il direttore Massolo, devono riferire sulle medesime circostanze, quindi potrebbe anche... Credo che siano testimonianze lunghe, tutto in una sola... Perciò cerchiamo di fare tutto martedì prossimo. L'unica cosa, come già anticipato al Presidente, se si può attendere il 10:30-11 che arriva l'avvocato. Quindi la prossima udienza la iniziamo alle 10:30, va bene? Va bene. Quindi rinviamo a martedì prossimo, 10 marzo, ore 10:30, quindi ricollegamento con l'imputato Riina. Disponiamo la traduzione del detenuto Calò Giuseppe per quell'udienza e la difesa ci darà gli altri testi. Le parti restano edotte. Il difensore di Calò, magari se ne fa carico. Sì, sicuramente. Presidente, l'ultima cosa. Dovrei parlare un attimo con Riina, però non lo portano se stanno attendendo il personale medico come al solito del carcere. Sì, allora... Lei mi autorizza a rimanere in video? Sì, certamente, anche... autorizzata, e poi assicuriamo il colloquio col difensore. La ringrazio. Sì,
se lo facciamo subito, attendiamo prima della chiusura della, dell'udienza. Se arriva il personale, non lo so, magari bisogna chiedere all'ufficiale di PG se arriva. Sì, cioè se è inserito nell'udienza, sì, se è fuori udienza diventa un po' più problematico perché ha tutta un'altra disciplina. Un'altra, Senti, ma il Giuseppe Calò, lista testi, l'avvocato ha scritto detenuto 41 bis Ascoli Piceno, quindi forse bisognerebbe fare il collegamento. Non lo so, a lei risulta? Però io so che Calò viene, cioè l'omicidio, per l'omicidio Calvi chiedo, credo che sia stato tradotto. Ascoli Piceno, quanti euro ci vogliono di traduzione? Da Ascoli Piceno, quanti euro ci vogliono? No, ma dico, se è al 41 ancora, non so se lo traduca. Allora dovremmo informarci al carcere di provenienza. Se è al 41 bis, ad Ascoli Piceno. Se è confermato, vediamo che sia, credo che sia più utile la videoconferenza, sì, collegamento in videoconferenza. Ecco, va bene, sì. Ovviamente, se dovesse essere invece portato, ovviamente sentiremo prima gli altri testi della difesa, in modo che anche se arriva più tardi lo sentiremo a fine mattinata. Va bene, sei in grado di effettuare subito questo colloquio, altrimenti poi lo... Chi ha detto? No, siccome non abbiamo purtroppo un termine, non lo possiamo, mi dispiace, non lo possiamo inserire in udienza. L'udienza è tolta.